È arrivato il momento di testare se i metodi applicati rendono effettivamente illeggibile la memoria. Voglio ricordare che la ricerca forense è un settore molto complesso e trattato in maniera professionale. L'argomento sarà quindi trattato in maniera superficiale e non intende sostituirsi a ciò che ci si può aspettare da un corso avanzato sull'argomento. In quasi tutte le operazioni di ricerca forense è necessario che l'ambiente su cui bisogna lavorare sia il più asettico possibile, senza programmi che una volta attivi in background possano modificare la natura del sistema operativo. Ad esempio, un programmatore, anche alle prime armi, potrebbe crearsi un semplice script che cifra, decifra, nasconde, sposta, elimina file all'interno del disco, nascondendolo agli occhi di un operatore o di un programma. Si potrebbe addirittura creare un tool in background che al riconoscimento di un software che effettua una ricerca sul disco lo blocca o addirittura lo inganna. A questo punto è importante che il ricercatore forense abbia, oltre alle dovute copie di sicurezza, così da evitare incidenti di percorso, anche gli strumenti adatti per effettuare il lavoro senza rischiare l'inquinamento del sistema. Ecco perché è preferibile utilizzare un sistema operativo live contenente i tool per procedere alla ricerca nel computer. Nel prosieguo del documento utilizzeremo una distribuzione contenente dei tools che si potranno comunque installare all'interno del proprio sistema operativo. Questo tipo di ricerca è definita post-mortem forensics. Il mercato dei forensics OS è invece più florido. Oltre al fatto che molte distro di pentest integrano toolset dedicati, esistono anche interi sistemi operativi pensati esclusivamente per questa pratica. Si possono utilizzare sia le distribuzioni pensate per questo lavoro, vedremo tra poco quali sono, oppure crearsene una da sé. Ad ogni modo, l'importante è che il sistema operativo non tocchi minimamente il disco su cui deve lavorare. Sebbene questo rischio può essere limitato utilizzando un write blocker, strumento che si interpone tra computer e hard disk e blocca ogni possibile alterazione del disco, è bene considerare la distribuzione con la funzione di RAM usage. Utilizzando la RAM mod, solitamente indicata come opzione selezionabile in fase di bootloader, si può accedere a qualunque memoria collegata al sistema in modalità di sola lettura, senza rischiare così di alterare i contenuti dei dischi, il che è quasi un obbligo, considerando che un write blocker può costare dai 500 euro in su, e non tutti immagino vogliano investire una tale somma. La più celebre in Italia è Caine, una distribuzione tutta italiana basata su Ubuntu e utilizzata anche dalle forze dell'ordine, poiché fornisce risultati validi anche in tribunale. Il suo sviluppo è diretto da Nanni Bassetti, fondatore del progetto, che assieme alla community online continuano ad aggiornare la distribuzione. CainOS è a tutti gli effetti una distribuzione GNU Linux pensata per funzionare in modalità live, caricata su una USB o un DVD. In questa guida la utilizzeremo in maniera molto limitata, in quanto il nostro unico scopo sarà quello di verificare l'esistenza di file e partizioni che credevamo fossero cancellate. Caine infatti integra al suo interno anche strumenti volti alla verifica e al reporting professionale per una dimostrazione inconfutabile in un tribunale, cose che ai fini di questa parte del corso non sono necessarie. Nelle prossime pagine useremo Caine per testare alcuni software presenti nella distribuzione. Tuttavia, se ne avrete bisogno, potrete installarli direttamente su Debian o sulla vostra distribuzione personale e testarli direttamente da lì. Caine offre anche una logica di mount in read-only. Questo significa che non solo dovremo decidere quali partizioni montare prima di poterle utilizzare, ma eviteremo anche di inquinare le zone che andremo a recuperare. Test Disk è un tool pensato per recuperare intere partizioni eliminate da un disco fisso. Oltre a questa divina possibilità, offre anche il recupero di settori di boot danneggiati con file system FAT o NTFS e ripristinare le master file table delle partizioni NTFS. Il tool si presenta senza una GUI, ma solo da linea di comando.
Questo però non dovrebbe essere un problema, in quanto il suo utilizzo è relativamente semplice e comodo. Lo scopo del nostro percorso è quello solo di verificare se i file presenti nell'hard disk sono stati eliminati. Non ci interessa recuperare partizioni danneggiate, ma essere sicuri che, una volta che un file sia stato eliminato, non lasci delle tracce visibili. PhotoRec è un tool abbinato a test disk che ci permette di recuperare file, documenti, video, immagini e altro da memorie esterne o interne. La peculiarità di PhotoRec risiede nel fatto che funziona indipendentemente dal file system e non opera direttamente in modalità write. Ciò garantisce l'integrità della memoria che si vuole testare, evitando di compiere il malsano errore di riscrivere settori nella partizione. È importante che l'unità rimanga sempre in modalità di lettura. Nel caso in cui si scriva anche solo un dato nella memoria, è possibile che il recupero dei dati non sia più possibile. PhotoRec è disponibile per qualunque sistema operativo, quindi DOS, Windows, Linux, OS X, macOS e BSD. Ed è disponibile in formato pacchetto con test disk gratuitamente sul sito ufficiale. Il suo utilizzo è possibile inoltre su un'enorme varietà di file system: XFAT, FAT, NTFS, IXT 2, 3, 4, HFS Plus. Aggiungerei a questo punto BTRFS, che seppur non ufficialmente supportato, sembri funzionare abbastanza bene. Purtroppo non possiamo dire lo stesso di Ricerca File System, che integra alcune modifiche non standard al suo file system così da non garantirne l'efficacia. E qui si potrebbe anche pensare di utilizzare RiserFS per l'archiviazione di dati pericolosi o anche solo temporanei. Il suo utilizzo può essere effettuato su qualunque supporto esterno standard, purché il sistema operativo lo riconosca e sia in grado di leggerne i contenuti. È in grado di leggere quasi qualunque tipo di formato, dai classici JPEG, PNG, ZIP, PDF, ai più rari LZO, XAR, PPM, RAI, fino ad arrivare a quelli proprietari come PSD, MHBD, MAX, G e così via. PhotoRec viene distribuito in due versioni, GUI e terminale. La versione GUI è ovviamente più semplice, in quanto gestisce tutto da interfaccia grafica. Se il vostro sistema operativo non ce l'ha preinstallato, dovreste trovare Key PhotoRec, la versione di PhotoRec con la GUI, tra i programmi installabili. Eventualmente possiamo installarlo da noi tramite il terminale su apt-get install qphotorec. Aspettiamo che tutto venga installato, quindi localizziamo il programma tra i tool installati. Se non lo troviamo, possiamo riaprire ancora il nostro terminale e digitare qphotorec. Il programma si presenta in questo modo. Se non riesci a vedere la partizione in cui vuoi lavorare, dovrai selezionare il disco che contiene la partizione. Nel caso dell'esempio, è la setbox che contiene disk dev SDC 30 GB 28 GB RO verbatim store and go. Seleziona la partizione in cui vuoi lavorare, nell'esempio MS Data FAT 32 30 GB. Il tipo di file system, il tipo di scansione free wall, nel nostro caso andrà benissimo free, e scegli una destinazione in cui salvare i risultati. Ora non dobbiamo far altro che aspettare che il programma finisca di scansionare il drive. Se preferisci utilizzare il caro vecchio terminale, assicurati innanzitutto che sia installata l'ultima versione. Su apt-get install PhotoRec. Se il programma è presente nel sistema operativo, possiamo già procedere al lancio del comando PhotoRec. Assicuriamoci che il programma PhotoRec venga lanciato da amministratore. Siamo ora di fronte a una schermata che ci lista tutti i dischi riconosciuti dal sistema. Possiamo sceglierne uno con i tasti su giù, selezionarlo con invio o, in caso di errore, premere il tasto più. È arrivato il momento di scegliere la partizione su cui vogliamo lavorare. Selezionando Wall Disk effettueremo un recupero su tutto il disco. Scegliamo che tipo di file system viene utilizzato.
Se abbiamo selezionato una partizione, ci verrà chiesto se vogliamo fare una ricerca su tutta la partizione o solo dei settori vuoti. Nel nostro caso, ci basterà cercare tra gli spazi vuoti. Siamo pronti a scegliere la cartella in cui salveremo la nostra ricerca. Ricorda che i tasti utilizzati poc'anzi valgono anche qui, in particolare invio per entrare in una cartella e Q per tornare indietro. Con l'aggiunta del tasto C per selezionare la cartella e le sottocartelle in cui vorremmo lavorare. Se sei entrato in una cartella sbagliata, puoi tornare indietro cliccando sui doppi punti a inizio lista. Se è stato fatto tutto secondo i piani, il software inizierà a scavare nella partizione desiderata e quindi a mettere tutto dentro una cartella dedicata. Vediamo di fare qualche esempio di utilizzo. Abbiamo formattato, senza alcun tipo di shredding, una chiavetta USB da 32 GB con nome del test, che precedentemente conteneva una versione di Ubuntu. È stata creata quindi una partizione FAT in cui abbiamo aggiunto i seguenti file. Ogni file è stato rinominato in base alle azioni che abbiamo eseguito. Deleted but not empty.jpg, un'immagine che è stata eliminata, ma non sono stati eliminati i file temporanei né è svuotato il cestino. Deleted.jpg, un'immagine che è stata eliminata e file temp e cestino sono stati svuotati. Normal.jpg, un'immagine a cui non è stata applicata nessuna azione. Normal.jpg.jpg, un'immagine cifrata. Secure Shred 1 JPEG, un'immagine che è stata eliminata tramite file shredding con algoritmo tipo dot short a un passaggio. Secure Shred 7.jpg, un'immagine che è stata eliminata tramite file shredding con algoritmo tipo PRNG stream a 7 passaggi. Shred1.jpg, un'immagine che è stata eliminata tramite file shredding con algoritmo tipo quick erase a un passaggio. Shred7, un'immagine che è stata eliminata tramite file shredding con algoritmo tipo DOD a 7 passaggi. Vediamo come si comporta il nostro photorec. All'inizio di questo esempio abbiamo spiegato che la nostra chiavetta è stata formattata in FAT tramite un semplice comando di formattazione. Prima della formattazione conteneva una distribuzione GNU Linux e prima ancora fungeva da normale chiavetta USB per spostare file da un sistema operativo OS X. In una delle dir recuperate troviamo dei file contenenti l'estensione .apple, sintomo che il nostro sistema operativo precedentemente usato era appunto OS X o macOS. Da questo file abbiamo estrapolato un file di configurazione, quindi possiamo ipotizzare che all'interno della chiavetta era presente un installer di Adobe. In questa porzione abbiamo invece scoperto che la chiavetta probabilmente conteneva una partizione HFS, rafforzando così l'ipotesi che è stata utilizzata in ambiente OS X. Ora vi chiederete, e i file? Ci risultano tre file, due dei quali risultano essere esattamente gli stessi che abbiamo caricato. F0034064.jpg, che risulta essere lo stesso file sia di deleted.jpg che di deleted but not empty.jpg, quindi file eliminati in maniera normale. F0037328.jpg, che risulta essere shred.jpg, vale a dire il file shreddato in modalità quick erase a uno step. T0037328.jpg, che risulta essere l'anteprima di un'immagine, segno che probabilmente il sistema operativo ha creato un file temporaneo quando il file è stato aperto. Possiamo quindi dedurre che solo le eliminazioni normali e il quick erase sono risultati inutili, mentre tecniche di DOD e PNRG risultano efficaci, che anche a seguito di un partizionamento alcuni file sono stati recuperati, in questo caso un installer Adobe, e con molta probabilità anche le distribuzioni GNU Linux preinstallate, che spiegherebbe così tanti dati recuperati.